vero papà. Ti ringrazio di prenderti talmente ben cura di me, anche se non sono ancora nata. So già che ci stai mettendo più forza di Superman. Non lasci neppure mangiare il sushi alla mamma. Ma ho bisogno di chiederti un favore. Bada. Si tratta di maschi. Perché sai, io nascerò femmina. Il che vorrà dire che, già all'età di 14 anni, i compagni di classe mi avranno chiamato troia, puttana o mignotta e in molti altri modi orribili. È solo per spasso, chiaramente. Così fanno i ragazzi. Così tu non te ne preoccuperai. Ed io lo capisco. Forse l'hai fatto anche tu da giovane. Magari per farti bello agli occhi di qualche altro ragazzo. Sono sicura che non avevi cattive intenzioni. Eppure qualcuno non capirà che si tratta di uno scherzo. E non sarà nessuna delle ragazze, ma qualcuno dei ragazzi. Così, prima dei miei 16 anni, un paio di loro mi avranno infilato le mani nelle mutande, mentre sono così ubriaca da non riuscire neppure a stare in piedi. E nonostante io dirò loro di no, mi rideranno semplicemente in faccia. È solo uno scherzo, no? Se mi vedessi, papà, ti vergogneresti di me, perché sono così ubriaca. Nessuno stupore, quindi, se a 21 anni sarò violentata. A 21 anni, tornando a casa, a bordo del taxi del figlio del tipo con cui andavi a nuotare tutti i mercoledì. Il tipo che faceva sempre battute offensive, ma erano, chiaramente, soltanto scherzi, perciò tu ridevi. Se avessi saputo che suo figlio avrebbe finito per violentarmi, gli avresti detto di darci un taglio. Ma come avresti potuto saperlo? Era solo un ragazzo che raccontava battute strane. E ad ogni modo, non era un tuo problema. Tu volevi solo essere amichevole. Invece suo figlio, cresciuto con queste battute, diventerà un mio problema. Poi, finalmente, incontro il principe azzurro. E tu sei così contento per me, papà. Perché lui davvero mi adora. È brillante, ha un bel lavoro e in inverno va a sciare 3 volte a settimana, proprio come te. Però un giorno smette di essere un principe azzurro. E non capisco perché. Aspetta, sto esagerando? Una cosa la so, non sono una vittima. Mi avete cresciuta una donna forte e indipendente. Ma una notte tutto sarà intollerabile per lui. Il lavoro e i suoceri e il matrimonio da organizzare. Così mi date la puttana. Proprio come tu una volta chiamasti una tua compagna alle medie. Poi, un altro giorno, mi picchia. Intendiamoci, non sono una santa. So essere una vera stronza qualche volta. Ma noi siamo ancora la coppia più bella del mondo ed io sono così confusa perché lo amo e lo odio. In realtà non so se io ho fatto qualcosa di sbagliato. E poi, un giorno, quasi mi ammazza. Tutto diventa nero, nonostante io abbia una laurea, un lavoro fantastico e sia amata da amici e parenti. Nonostante io sia stata ben educata. Nessuno se lo poteva immaginare. Caro papà, questo è il favore che voglio chiederti. Ogni cosa porta ad un'altra. Quindi ferma tutto questo prima ancora che possa cominciare. Non lasciare che i miei fratelli chiamino puttane le ragazze, perché non lo sono. E un giorno qualche ragazzino potrebbe invece pensare che lo siano. Non condividere battute volgari con ragazzi ambigui in piscina o perfino con amici, perché dietro ad ogni scherzo c'è sempre un po' di verità. Caro papà, so che mi proteggerai da leoni, tigri, pistole, macchine e perfino dal sushi. Senza neppure pensare ai pericoli che tu stesso corri. Però, caro papà, io nascerò femmina. Per favore, fa tutto quello che puoi affinché questo non sia il pericolo più grande.